Ed eccoci, siamo in linea con il papà del reggaeton italiano, Mr. David Ferrari. Bella bro! I was thinking to make the interview in English but with the German accent so everybody happy and understand the international language. We will speak in English? No, we will speak in Italian. But with the German accent. German accent is very important for the people. E così ci ascoltano di più i tedeschi qui a Costa Calma, i nostri amici. Grande David, sempre un piacere. Che si dice? Che si dice a Miami, caro mio? Ah, mi sono anche vestito in tuo onore, pensavo di matchare il mio outfit con il tuo, invece niente. E tu pensi che no, ma io... Ah, se no, me la metto. Due gemellini, hai visto? Che fighi, così quando andremo a montare il video su YouTube tutti penseranno che siamo due gemellini. Allora, che si dice quindi? Miami, novità, musica, America, narraci. America, tutto bene, dai, ora continuo a fare musica, continuo a fare roba nuova. È uscito adesso un video di una canzone che si chiama Nemico Pubblico, che tra l'altro non lo dico in giro perché no, alla fine non è proprio il mio lavoro, ma il video l'ho fatto io. Nel senso che l'ho girato io, l'ho montato io, ho fatto tutta la post-produzione e siccome è un video in chroma key e tu, visto che ci stai già lavorando in chroma key, hai presente tutto il lavoro che c'è dietro. Il video è molto bello e complimenti perché oggettivamente sono difficilissime, poi fare le post-produzioni è sempre un macello. Quindi assolutamente green screen, non green screen, questo, quest'altro. Veramente difficile, bravo, complimenti davvero. Tra l'altro la canzone è bella, mi piace, tra poco ce l'ascoltiamo anche. E sta andando? Che dici? Sì e no, nel senso che per quelli che sono gli addetti ai lavori o quello che è la comunità del reggaeton in Italia, sì, sta andando, però vorrei che arrivasse al grande pubblico. Il problema della musica che sto facendo è che probabilmente non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma il grande pubblico non è pronto per questo tipo di musica, perché associa automaticamente appunto il reggaeton al ballo, ma non si concentra sui testi e la cosa più importante per me è il messaggio. Questa è proprio una canzone che parla di questo messaggio, del fatto che da quando sono ragazzino mi sono quasi sempre sentito un po' fuori dal coro, mi sono sempre sentito un po' la pecora nera, no? Certo. Mi sentivo diverso perché non riuscivo a integrarmi e non avevo gli interessi che avevano i miei coetanei, potevano essere il calcio, le moto, queste cose qua. Io già pensavo all'arte, quindi pensavo di essere sbagliato io. Poi col tempo ho capito che avevo una sensibilità diversa dagli altri e che non mi interessavano le cose, tra virgolette, banali e scontate. E allora col tempo sono diventato un nemico pubblico, cioè quello che non viene compreso spesso viene temuto e uno si trasforma in un nemico anche senza volerlo, solamente perché cerca di aprirti gli occhi su delle cose che preferisci non vedere di te, no? E allora, certo, come dico nella canzone, veri amici pochi perché sono un nemico dei mediocri. Grande, e infatti adesso ce l'ascoltiamo, arriva David Ferrari, Nemico Pubblico su Radio Sole FM, Positive Vibration, vamos! Torniamo in diretta, siamo sempre da Fuerteventura a Miami, Miami, con il papà del reggaeton italiano, Mr. David Ferrari! Grande, e questa canzone, come dicevo... Fuori onda, io la so già a memoria, l'ho ascoltata già un sacco di volte, le tue canzoni a me piacciono tantissimo e più le ascolto e più entro, come dici tu, come chiedi tu magari al pubblico nel testo, più che il ritmo, vabbè, bello, è sempre bello, però nel testo e infatti entri e capisci che tu vuoi dare dei messaggi, vuoi far capire determinate cose che molto spesso la gente effettivamente non arriva e arriva sempre la cosa banale, non entrano mai nel contenuto, però che dobbiamo fare? Io nei testi, come penso avrei notato ascoltando la mia musica, oltre a cercare di dare un messaggio, cerco anche di darlo in un certo modo e mi affido molto ai giochi di parole, alle metafore, alle cose non dette e poi ho uno studio della metrica delle canzoni che comunque è una parte tecnica che secondo me è fondamentale per chi fa questo genere musicale, cioè proprio lo studio della tecnica del rap. E tu ascolti la maggior parte dei miei colleghi,
mettono sempre la rima allo stesso, nello stesso punto, cioè alla fine della frase rima, poi c'è una frase, rima, poi c'è, certo, un'altra frase. La rima baciata circa. Esatto, ma la rima è sempre sul rullante, cioè alla fine della linea, no? Certo. Ogni finale della linea fa rima col finale della linea successiva. E questo è un modo molto semplice di scrivere. Se tu ascolti i miei testi, ti renderai conto che in due linee non c'è solamente la rima sul finale, c'è quella sul finale, ma ce ne sono anche tante in mezzo, capito? Come un puzzle. Sì, sei un Dante, sei come un Dante della musica reggaeton. È come se io facessi un sandwich, ok? E all'interno metto tanti strati. Ci sono alcuni strati che sono quelli principali che la gente riesce a percepire al primo ascolto, ma poi tutto quello che c'è in mezzo, tutto il condimento, lo percepisci se, uno, fai attenzione, due, se te ne capisci un minimo del genere. Ovvio. Ti faccio un esempio. Nella canzone dico G, sono G come il punto G, ma inteso che sono un gangster, no? Perché okay, faccio una vita, tra virgolette, da gangster qui a Miami. G come il punto, un fottuto pimp. Pimp perché le ragazze qui mi pagano, no? Ok. Pimp. Se controlli sotto, noti che ti mancano i coglioni. Okay? Ok? La mia tipa si chiama The Ring, quando la guardi muori. Ok? Yes. Ci sono un sacco di rime all'interno, non è solamente il finale, capito? Assolutamente, sì. E metafore anche. Tante, sì. Infatti mi piace molto il tuo stile, mi piace molto la tua musica. E parliamo invece di un'altra canzone che hai fatto, che è uscita comunque sempre nel 2022, con degli amici di Positive Vibration, dei miei amici, che sono gli Original Lover, e questa canzone si chiama Classico. Sì, è appena uscita, è un brano a cui tengo particolarmente, non faccio molte collaborazioni perché fatico a trovare qualcuno che mi piace, e quindi le seleziono con cura, ciao. Mi hanno offerto questa possibilità di comparire con un verso ogni loro brano, ho accettato, abbiamo fatto Classico, che è una canzone che porta un po' l'essenza del reggaeton a livello ritmico, armonico, melodico. Loro si sono occupati prettamente della parte melodica, oltre che della produzione musicale, e io ho fatto una strofa sempre di reggaeton in italiano, dove parlo un po' della situazione appunto del reggaeton in Italia adesso. Infatti anche questa canzone su Positive Vibration è passata un sacco di volte, mi piace molto, e comunque ti faccio e vi faccio i complimenti a voi, perché è veramente bella, bella canzone. E infatti grazie. Ora ce l'ascoltiamo, vamos, Original Lovers, Devi Ferrari, Classico! E torniamo in diretta sempre da Fuerteventura a Miami con il papà del reggaeton in italiano. Abbiamo ascoltato Classico, bellissima canzone, con gli amici Original Lovers. Novità per quest'anno, cosa uscirà? Usciranno nuove perle? Nuove perle di saggezza. Vabbè, comunque dal papà del reggaeton ci aspettiamo nuove perle di saggezza. Sì, ho fatto già vari brani nuovi che usciranno prossimamente, alcuni sono in italiano, tra l'altro mi hai nominato prima in privato Mr. Axel. Sì. Uno dei prossimi singoli che ho in uscita è con Mr. Axel e Garcia Pa, si intitola Bruciapelo, ed è il reggaeton italiano, di quello aggressivo, diciamo, quello che ti pompa. E poi ho fatto un altro brano con un altro artista della vecchia scuola del rap italiano, ora non voglio ancora svelare di chi si tratta, uscirà prossimamente. E poi questo mese, anzi tra una settimana, girerò un video ufficiale di un singolo invece in lingua spagnola che ho fatto per il mercato di qua, il mercato latinoamericano, che è un trap latino. Molto bene, molto bene. Ovviamente sai bene che appena le hai, noi qua li trasmetteremo, perché Positive Vibration e Radio Sole FM è una radio dove David Ferrari ne fa da protagonista sempre e comunque, quindi grazie. Assolutamente. Tra l'altro, grazie a un'idea degli Original Lovers, ho deciso di creare un concorso che ancora è in creazione, mettiamo così, però lo faremo. In pratica, se vorrai, e ovviamente ci spero tanto, soprattutto da te, creare un piccolo jingle, una piccola strofa da un minuto massimo, con musica tua,
che menziona Fuerteventura, Positive Vibration, Stefanito, quello che vuoi, e poi ci saranno le regole, poi te lo dirò, e il concorso farà sì che il vincitore vincerà una vacanza con Fuerteventura con un video di una canzone tua o comunque del vincitore qui sull'isola, grazie anche all'aiuto di Cordero Film, che è un ragazzo che vive qui al nord, amico anche degli Original Lovers, e quindi vogliamo creare questa cosa proprio per sponsorizzare l'isola e sponsorizzare anche la musica italiana. No, tra l'altro è una cosa apprezzabile, perché so che la produzione anche di film porno a Fuerteventura va fortissimo, quindi vorrei approfittare appunto per girare un video musicale porno. Per cambiare un po', cambiare... Molto bene, ci piace. Vogliamo il porno di Fuerteventura. In realtà non sapevo che fosse così potente, però lo porteremo noi, secondo me, il porno fuerteventurino. No, ora scherziamo, però devi sapere che io qualche anno fa girai un video musicale sul set di un film porno, veramente. Bene, interessante. Beh, ma io non ero nudo, io cantavo la mia canzone, però c'erano due porno star con me sul set, perché Andy Casanova, che è un famoso regista di film porno italiano, è un mio amico e aveva girato questo film, aveva chiesto di farmi una canzone per il film, l'avevo fatta, e quindi il video musicale lo girammo sul set del film con le porno star. Quindi tra tu sei la colonna sonora di un film porno. Esatto, tra una fellazio, un rapporto di sodomia, entravo io, facevo la mia strofa, loro nel frattempo si rinfrescavano un po', poi tornavano a darci dentro e... Sto male, te lo giuro, voglio sapere come si chiama, che vado a vedermela dopo. Era quando era scoppiato il casino di Berlusconi col Bunga Bunga, no? Ok. E il film si intitolava Bunga Bunga Domicilio. Ok. E la canzone... uguale, Bunga Bunga Domicilio. E allora dopo me la vado a vedere, Bunga Bunga Domicilio, spettacolo. Cioè, te lo giuro, un onore sapere che sto intervistando un autore di una canzone di un film porno. No, e tra l'altro ero sul set che giravamo questo video con queste porno star, cioè, però a differenza di modelle, magari già ci sono modelle che sono anche un po' esplicite, ma proprio porno star, quindi facevano delle cose che poi in un video non le potevo mettere. Certo, e tra l'altro nella versione che... cioè su YouTube, ho dovuto mettere i quadratini sul seno, perché loro facevano tutta la canzone con le tette di fuori, praticamente. Pixelate. Beh, dai, interessante. Allora, noi adesso ci ascoltiamo. Vogliono fare il reggaeton, canzone che a me fa impazzire, poi torniamo in linea e ci salutiamo. Ok. Vamos! Vogliono fare il reggaeton. David Ferrari, il papà del reggaeton italiano, su Radio Sole FM. Positive Vibration. Niente, David, io ti devo salutare, è stato veramente un grandissimo piacere e spero ovviamente di riaverti prima possibile, poi intervistandoti per nuove uscite, nuovi lavori che poi spero anche io di fare, poi anche con gli Original Lovers, riportare quello che avevamo fatto, che purtroppo era andato un po' così, però assolutamente... No, più che altro fammi sapere per la prossima intervista se compri qualche vestito nuovo, così me lo compro pure io e siamo sempre abbinati. È importante, anche l'occhio vuole la sua parte. Sono d'accordo, ma queste strisce, le strisce della Positive Vibration, quindi io ne sono sempre fiero. Grande, grazie Stefano. Ti saluto, grazie mille ancora, veramente è stato un piacere e un onore avere il padre reggaeton italiano su Positive Vibration. Peace. Peace.